Salve a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qua con la 30ª puntata della serie Holds House and Map. Siamo in compagnia di Manu, sempre il Porseo. Ciao. Ovviamente fa il Porseo. Di Stefano Ciao a tutti. e di Simo. Ciao ragazzi. Eccolo lì. Ecco, noi siamo. Sì, vabbè, poi anche di Simo Farmer che non sappiamo dove è finito. Però boh, Però c'è. penso stia lavorando ancora, giusto? Sì. Mi Boh, è infarto. sembra, o no? Boh. Non si sa. Vabbè, noi continuiamo intanto col trinciato, tanto abbiamo finito, c'è questa striscetta minuscola qua che ormai. La prima vasca la chiudi? Sì, prima vasca, chiudetela. E niente, intanto abbiamo fatto una vasca, come potete vedere, di là, di silato. E stiamo quasi per finire la seconda. E ops, adesso sto andando troppo. Intanto, come vedete, sto usando il Ma sei volante, mica quindi. pieno, sei mica pieno. No, no, c'ho 91. Ah, boh. Vai, vai. E sto usando il volante, quindi sono ancora un principiante con sto. A parte che il volante è smart. Sì, lei è un volante un po' delle balle, però. Vabbè, intanto ho Dai, fatto il ci sei. tutorial, poi lo pubblicherò. Vieni, basti te. Come? Basti te col rimorchio. Ah, devo venire, Sì. ok. Sì, c'è solo una striscetta minuscola, neanche, non la vedi neanche. Mi saranno 20 metri. Ma neanche. Tanto con la speed Ma non farming fare però il fai tipo qualcosa. morto. Vabbè, ragazzi, adesso andiamo un attimino a scaricare questo. Poi penso che per il trinciato abbiamo finito, giusto? Mi Penso di sì. sembra di sì, perché ho guardato prima, Sì, non c'è più non mais. abbiamo più mais, quindi per ora il trinciato ne abbiamo fatto anche abbastanza. Per un po' la Jaguar sta a riposo. Sì. E niente, poi andremo un po' avanti con la legna, dato che abbiamo da finire un pezzettino di foresta. Adesso andiamo un attimo a vedere. Intanto Simo sta compattando, io mi sono schiantato. Bello. Bravo. Ma sti freni qua sono cinesi, no? Devi Devo cambiare. sentire chi me l'ha venduti. Ok, finito. Secondo me mi hanno venduto un Fendt un po' cinese. Non è tedesco sto Fendt. Oppure Stefano. Dai, 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 tira, tira, Secondo oh, meno tira. me è Stefano che l'hanno messo. Ah, vabbè, dopo che faremo un qualche interrogatorio, qualche domanda. Sentiamo se l'ha modificato veramente. Allora, intanto controlliamo un attimino, è al 88%, buono, buono, dai. Eccomi qua. Che Occio, occio! Eccola. fai? La copri? Sì, è meglio copriamola. Tanto il mais non ne abbiamo più e per ora non ne mettiamo. Tanto perché dopo, ragazzi, andiamo un po' avanti con le altre tre biature e guardiamo un po' di quello, perché altrimenti se rimaniamo fermi su quello. 89%. Porta. Ecco, intanto si potrebbe anche qualcuno di voi che vuole magari incominciare a replicare. Va bene così. Ah, io. Bene così. Oh, parcheggio. Ma non ce n'è più tanti di campi da replicare, anche perché ne ho già seminati un po'. Li ho seminati io poi un po' in singolo. Allora, questo campo è terminato. Adesso vado a dare un'occhiata. Beh, lì abbiamo poi il prato da continuare. Qua vicino al 20, qui 24. Abbiamo il Ma 25 da guarda qua. fare. Che tanto non è nostro, ma noi, ovviamente andiamo a prendere la roba degli altri. Siamo là così. Vabbè, ragazzi, dai, adesso andiamo un attimino in farm. Posiamo sti carri. Vabbè, noi in effetti questo qua possiamo usarlo per il cippato. Quindi possiamo andarlo a portare in foresta, va? Sì. Cosa vuoi fare cipato? Cosa vuoi fare cipato? Vuoi fare cipato? Ma facciamo un po' di che devi cipato, fare? sennò a fare Ora. legna e caricarla. Questo.
sta un drone qua per terra, Manu. Ai ai ai. Ecco, la buttiamo giù un palo. Alzati, sbarra. Ok, boh. Adesso saliamo su. Borseo, dov'è che hai nascosto gli arpici? Sono dietro il capannone in farm, penso. Ti prendo. Ah, ma devi nascondere le cose. No, io non li nascondo, io li metto a posto, diverso. Sì, sì. Va bene, dai. Siamo quasi arrivati. Ocio, 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 ocio. Va, va, guarda come slitta. Guarda, non ti si può andare a guidare. Dai, tira. Ok, adesso se posiamo un attimino questo. Boh. Come slitta. Slitta anche da vuoto, se poi. Ah, boh, ok, ma allora. Sei un porseo, mi dici in un posto poi in un altro. Eh? L'erpice, mi hai detto che è in un posto invece in un altro. E che ne so. Non sai neanche te dove hai le robe. Ah, è ancora là abbandonato mezzo buggato l'erpice. Ah, già, è vero. L'erpice è mezzo buggato. E neanche si attacca. Già. Va bene, dopo chi sta sulla pons? Ovviamente io. Giusto. Ah, vabbè, intanto voi due, Simo e Stefano, andate poi in andate in foresta. Sì. Aspetta che parcheggio l'Udeuzzone. Allora, aspetta un attimo. Manu, Manu. Ma l'erpice lo stai prendendo te? L'ho reimpostato perché non si poteva attaccare. Ah, ok. Vabbè, aspetta, lo prendo io, Manu. Lo metto sul puffo. Ah, l'ho già attaccato. Aspetta, staccamelo lì. Com'è che? Ok. Ah, vado io con questo, intanto tu, Manu, andate a tagliare. Aspetta che allora metto via questo. Oh, ciò, 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 ciò. Tacco. No, ok. Lo lascio lì, quello. E vado a ripiccare quel campo là. Andiamo a ripiccare il 23. Allora, ci sono già dei pezzi tagliati. Non bisognava guardare veramente anche le mucche o erano a posto? Guarda un po', Manu. Mi sembra che erano a posto. Qua ci sta. Comunque ha detto Marco Porseo che tra circa 10 minuti e un quarto d'ora c'è. Ah, ok, boh, va bene. Abbiamo un nuovo aiutante in partita. Visto che Simo è andato via. È crashato. Ah, è crashato? Sì. Pensavo. Non l'hai sentito su TS? No. Hai cippato? Oppure lì cargo dentro? No, ho cippato. Ah, aspetta, vengo a accendere la cosa o l'avete accesa? Non mi pare. Aspetta, vado a accenderla io. È accesa? Sto accendendo. Aspetta un attimo. Ok. Aspetta. Boh, il gasolio ne ha, quindi ok. Buono ragazzi, allora adesso andiamo un attimo avanti. Aspetta che trovo il New Holland. Dove è finito? Eccolo qua. Mi è piaciuto il rimorchio, aspettate. Ah, ecco bene. Bravo, no? Sì. Va bene, dai, allora adesso continuiamo qua. Finiamo un attimino sto campettino qui. Beh, intanto potrei anche arpicare questo, intanto che ci sono. C'ho anche questo da fare, boh. Ok, va bene ragazzi, a dopo. E poi andiamo avanti con la foresta. Eccoci ragazzi, noi siamo... qua adesso mi trovo nel campo 18 e sto continuando ad erpicare e adesso loro sono in foresta, ma adesso li raggiungo anch'io un attimino, finisco di erpicare. Intanto c'è una balla sull'erpice. Non venire qua, non venire adesso. Chi?
Tu, non Perché? venire adesso. Meglio che non vedi. Vabbè, tanto non ho ancora finito. Ci sono Stefano e Simo con le ruote all'aria. Ah, bene. Allora, i casinisti sono tre adesso. Non più uno come mano. Cioè, mi sto portando dietro una balla praticamente. Ce l'ho caricata sull'erpice. Vabbè, adesso finiamo un tinchinino qui. E la madò, che lag. E la Peppa. Non so, io ho tagliato l'albero. La ponce e la prima. Ah, vara, pam. Adesso io mi incastro tutto. Adio bue. Adesso queste balle un giorno o l'altro le mettiamo a posto. Cosa vuoi fare? Che si è piato? Lo trovo tu per caso, mano? Sì, c'è il tronco invisibile, Simo. Ehi, madonna. È ancora là in piedi l'albero che ho tagliato. Qual è questo? Quello là basta. Basta. Appunto, è buggato. Basta, Forse io. Ehi. Guarda, ti si è buggata la mappa. Lo so, ma perché entri te? È per quello. Guarda, io. È per quello che si è buggata. Io sto tagliando un albero. Dai, però. Boh, ok, guarda, finito sto campo. Andiamo a mettere a posto l'erpice. Stefano è scomparso dall'albero. No. No. Ah boh, perché adesso è ricomparso qua. No, non c'è più. Comunque hai gli alberi trasparenti. Non può essere. No, adesso è andato via. Alberi. Ma com'è sti problemi? Oh, mamma. Boh, si è buggato il boss. Vabbè, dai, sistemiamo questo. Ma come stai? Poi vi raggiungo, casinisti. Ah, come stai? Lo vedete qua il tronco appoggiato alla cicatrice? Sì. Senza collision. E basta, va a capotare, ecco. Era già capottato qua, sto cercando di... Mettimo la ponza. Mettimo la ponza. Massacro. Che macello che facevi. Allora, con la camma. Madonna, guarda. Mamma mia. La potenza del tempo. Marco, ascolta, non puoi caricare un tronco prima ancora che l'ho tagliato. E te lì dietro cavati con quel coso lì. Piace a qualcuno questo, guarda. Eh? Ecco, no, ti ho pagato questo. Oh mamma. So, aspetta che devo prendere qualcosa da caricare. Marco! No, vado a scingrasso dietro, No! Vado a scingrasso, muoio. Almani, taglia tu albero. Questo si continua a buggare il boss. Buona, aspetta adesso ancora. Questo. Oh, l'ho tagliato, mi è rimasto in piedi e adesso il tronco invisibile. Guarda, il tronco invisibile. Facciamo il multicolor, prendo il fendt nero e le forche verdi. Multicolor. Poi facciamo il color trasparente che sarebbe il tronco che sto portando. Bello. Non si vede. Oh, madonna. Beh, non lo toccate, no. Aspettate, prendo il... Prendiamo il... Le forche nere. Ha girato, guarda che fai. Boh, andiamo un attimo. No, toccare. Aspetta. Ah, guarda che cosa. Aspetta. Marco, non toccarlo. Mm.
Ah, Va bene così? sto volante, ragazzi, proprio mi fa rognare. Sono partiti via tutti i tronchi, Boh, guarda. ok. Adesso, ragazzi, andiamo a Forse prendere un attimino le forche nuove. qua c'è colpo. qualche problema tecnico. Sì, adesso arrivo, vediamo sto problema tecnico. Adesso Ah, boh, ci sono sono gli alberi che forze scompaiono, compaiono. Oh, se Li spaccate. mettiamo a posto adesso gli alberi che scompaiono. Guarda, si è Sì, ma buggato sai anche che questo. prima passavamo attraverso al mucchio di tronchi? Adesso No, è impossibile, dai. sono partiti via tutti i tronchi. Guarda, se riuscite a prendere quei due vicino a Cipatrice, che adesso forse si sono sbagliati. Cosa fai con la cabina al contrario? Eccoli qua, adesso prendiamo un attimino questi. Adesso mi sono girato di nuovo al Ma contrario. non mi pare che si spaccati, mi pare proprio. No? Vabbè, Sembra proprio carità. che gli si muoversi. Sì, se muoio, ma non è che spaccati, Questo buggato. mamma mia. Io ho staccato. Che macello. Oh, forse no, vieni a riprendere qua. Un attimo, adesso vado a casa a prendere il No, peso. aspetta, perché devi far vedere la magia. Cosa succede? Cosa? Vai a Aspetta. vedere l'ultimo albero là. Dai, fagli vedere qual è l'albero che Aspetta, vedi là. adesso però vado a prendere il peso e arrivo. Prendiamo sto peso, va. Dai, corri, corri, friend, corri. Vendi, vendi. Corri! Dai! Dai. Stai facendo i 50 all'ora. Oh, Vado. c'ho fredda! Un albero. Aspetta Simo che si sposti quello là sotto. Ma io me lo vedo, eh. Arrivo. Sto arrivando. Mi devo preparare a vedere i disastri. Bene. Più che altro li trunghi spati. Più Più che altro i che altro spaccati. Fatto bug. un macello, ecco qua, quindi. Stiamo passando in mezzo all'albero qua. Forse allora fai vedere prima qua dove sono io. Vedi che ho il ponse con un tronco invisibile. Poi vai a vedere là dove sono quei due là che stanno facendo lotta. Cosa succede? Dove Arrivo, gli alberi sto sono? arrivando. C'è magia! Magia. Ragazzi, abbiamo gli effetti di magia nella serie. Là lui ha Sono un quasi mago. tagliato tutto il tronco qua, invece l'albero è ancora in piedi. Ecco. Quando io inizio a tagliare a pezzi il tronco, scompare da là e ricompare qua. Guarda, vedi che ho un tronco invisibile nelle pezze. Aspetta, aspetta, aspetta che guardo. Lo vedi? Sì, è vero, è invisibile. E guarda qui No, io lo dentro. vedo per Va, va. terra. No, lo vedi che si muove? Dove va? Come te lo vedi? No, io lo vedo per terra. No, Lo stai spingendo te? no. Adesso è Adesso comparso. sì, lo stai spingendo. E io non vedo niente, allora. Allora è invisibile il No, tronco. vieni qua. No, io non lo vedo ancora. Vai a vederla dove sta A andando posto, Stefano. ma. Cosa succede? Che l'ho tagliato No, qua c'è l'albero. ancora, eh. Dov'è, Guarda dov'è? l'albero. Qui. Dov'è Allora, te, Simo, guarda Stefano? cosa. Sì, ci sono Guarda appena passato in mezzo. l'albero, eh. Guarda l'albero. Boh, è sparito. sparito. Ma sparisce quando? Quando inizio a tagliarlo a pezzi. Ah, che bel bug. Ragazzi, boh, abbiamo documentato questo bug e i creatori della mappa potranno vederlo. Adesso glielo condivido e glielo mando poi. Poi tra l'altro io faccio due o tre pezzettini, poi si bug e cade per terra il tronco, tra l'altro, non può fare niente. Niente, questo proprio niente, buggato, va fatto. E poi c'era il mucchio di tronchi lì che. Davanti a questo.
tutte le volte che ci siamo passati in mezzo, poi quando ci sono sbagliati, siamo volati per aria tutti. Una quintina del rapri. Marco, Porseo, madonna, Porseo. Ecco, adesso un altro buggato. Porseo, te vedi che sto trascinando un altro. Cosa fa, Gucci? Porseo. Ehi. Cosa sto trascinando? Buh. Niente, il vuoto. Ma i tronchi sono buggati, non posso prenderli. E vedi qua, guarda. È vero, tutto questo mucchio qua sono buggati. Boh. Sono tutti buggati. Mamma mia, che pe... mamma dio, bueo. Dai, capotami, no? Che te sputi tanto. Ma che se ancora qualcuno non ha buggati, boh. Boh. Quei ancora non tagliati. Che tagli. È scomparso l'albero. Però non c'è il cerchio. Mamma mia, che... ragazzi, abbiamo un bel bug. Vabbè. Mi sa che tocca andare solo avanti con le trebbie. Con la legna non so cosa fai. Poi tra l'altro ti fa fare due pezzettini e poi si bugga il tronco, quindi non me lo fa più tagliare. Mamma mia. Ragazzi, stiamo documentando il bug in persona. Adesso andiamo a vedere, a riprendere mano mentre fa il bug. Lo crea lui il bug, secondo me. sta creando il bug adesso. Lo vedi? 3, 2, 1. E voilà. E l'albero resta lì. E l'albero è qui. Inizio ma tu lo vedi lì? No, sì, io lo vedo sempre là. E io te... non vedo il tronco finché non inizio a tagliarlo. Io posso iniziare a tagliare il ceppo anche se c'è ancora l'albero. Però ce l'ha la collision. Sì. Praticamente mi resta la collision. Mamma mia. Porto via la collision. Porti, trinci la collision. Io sto già trinciando il ceppo. Ti guarda che macello c'è qua dalla cipotrice. Mamma mia. Boh. Vedi? Boh. Che bello. Va bene ragazzi, dai, per questa puntata piena di bug e tutto. Questa cosa la chiamiamo puntata piena di bug. Che boh. Va bene ragazzi, dai, vi saluta Simo. Ciao ragazzi. L'altro Simo che è in partita, che non parla, vabbè. Marco Porseo che non parla. E Stefano che mi capota. Ecco, Simo che si è capottato. Stefano, saluta. Ciao. Manu, il Porseo che sta aiutando a... a scapotarmi a me. Sì, esatto. Scapottiamo la cosa. Scapottiamo tutti. E niente, quindi... lasciate un bel like, commentate, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Ciao! Ciao.